Nessun problema ragazzi, qua è tutto sotto controllo. Oggi siamo in un nuovo video di una nuova serie. Questa serie era una serie che già stavo pensando di portare da circa una settimana. Mi sono un attimo organizzato, ho cercato informazioni più adatte e ho deciso di portarvela. Quest'oggi siamo nel primo episodio della serie di storia del fantacalcio praticamente. Devo trovare un nome abbastanza interessante da mettergli. Quest'oggi cosa andremo a fare? Andremo appunto a vedere il primo episodio di questa serie, che praticamente sarà una storia appunto dal 2004-2005 alla stagione scorsa, quindi 17-18, del fantacalcio. In pratica vi andrò a dire per ogni stagione la top 11 dei giocatori con la media voto più alta, la top 11 in generale dei giocatori migliori e la flop 11, perdonatemi. Quindi gli 11 peggiori. E praticamente vi farò rivivere un poco tutti quei giocatori che a livello fantacalcistico o hanno deluso o hanno sorpreso in questi anni. Quindi io direi di partire subito dalla stagione dove io avevo praticamente un anno, quindi non ricordo una beata minchia. Partiamo dalla top 11 media voto. Prima di iniziare però, piccola premessa, ho scelto giocatori in base a dei criteri. In che senso? Praticamente per i portieri, il portiere doveva giocare almeno più di 30 partite, i difensori centrocampisti almeno 27 e gli attaccanti almeno 25. Perché oppure se mettiamo quei giocatori che avevano giocato una o due partite, ovvio che erano o top o flop, per capirci. Quindi partiamo subito dalla top 11 media voto. In porta Pagliuca del Bologna con 38 partite, 36 gol subiti, media voto del 6,47. In difesa Fabio Cannavaro, Giulio Falcone e Fabio Grosso. Fabio Cannavaro della Juve, 38 partite, 2 gol, 0 assist e la media voto del 6,34. Falcone della Sampdoria, 28 partite, 0 gol e 0 assist con media voto del 6,27. Grosso, 36 partite, 1 gol, 1 assist e la media voto del 6,21. Al centrocampo Emerson della Juve con 33 partite, 2 gol, 2 assist e la media voto del 6,47. Cambiasso dell'Inter con 29 partite, 2 gol, 1 assist e la media voto del 6,45. Corini del Palermo, partite giocate 35 con 0 gol, 0 assist e la media voto del 6,44. E Camoranesi della Juventus con 36 partite, 4 gol, 7 assist e la media voto del 6,43. In attacco troviamo Luca Toni, Lucarelli e Shevchenko. Luca Toni del Palermo con 35 partite, 20 gol, 4 assist e 6,41 di media voto. Lucarelli, capocannoniere di quella stagione nel Livorno con 35 partite, 24 gol, 1 assist e la media voto del 6,4. Shevchenko, media voto del 6,39 del Milan, 28 partite giocate, 17 gol e 5 assist. Andiamo alla top 11 in generale dei giocatori migliori di quella stagione, dove in porta troviamo Antonioli con 36 partite, 26 gol subiti, media voto del 6,33, fanta media voto del 5,76. Lui è il terzo portiere che era titolare fisso, quindi con più di 30 partite, con meno gol subiti. Aveva davanti solamente Dida e Buffon, mi sembra. Poi in difesa Oddo, Tonetto e Di Biagio. Oddo della Lazio, Tonetto della Sampdoria e Di Biagio del Frosinone. Oddo, 35 partite, 4 gol, 2 assist, media voto 6,01 e fanta media voto del 6,3. Tonetto della Samp, 33 partite, 5 gol, 3 assist e la media voto del 6,18 con una fanta media di 6,67. E Di Biagio con 34 partite, 9 gol, 3 assist, 6,16 di media voto e fanta media voto del 6,85. A centrocampo troviamo Morfeo, Camoranesi di nuovo, Kakà e Nedved. Camoranesi non ho bisogno di dirvi perché ho detto prima le statistiche. Morfeo del Parma, 31 partite, 8 gol, 8 assist e la fanta media voto del 6,84. Kakà del Milan, 36 partite, 7 gol, 3 assist e la fanta media voto del 7,07. Poi Nedved della Juve, 27 partite, 7 gol, 3 assist e la fanta media voto del 7,07. In attacco troviamo Montella, Gilardino e Lucarelli, praticamente i primi tre nella classifica marcatori, con 24 gol Lucarelli, 23 Gilardino e 21 Montella. Montella della Roma, 37 partite, oltre ai gol anche 3 assist e la media voto del Fanta, media voto del 7,8. E Gilardino del Parma con partite giocate 38, 23 gol, 2 assist e il 7,99 in Fanta, media voto. Per Lucarelli già vi ho detto. L'ultima è la flop 11, che vi dico velocemente, ovvero Siciliano
con Fanta media voto 4,39. Cirillo, Diamutene e Ferrari in difesa con in ordine 5,32, 5,39 e 5,5 di Fanta media voto. A centrocampo Zenoni, Dabò, Conti e De Rossi. Zenoni dell'Udinese con 5,69 di Fanta media voto. Dabò della Lazio con 5,71 di Fanta media voto. Daniele Conti del Cagliari con 5,73 e De Rossi della Roma con 5,8. In attacco troviamo poi Sculli del Brescia con una Fanta media voto di 5,5, Iliev del Messina con 5,98 e Locatelli con 6,11. Ragazzi, questo era il primo episodio di questa mitica serie. Io vi saluto. Bella, ragazzi.